Gianluca Finucci, allenatore della Castelfrettese, a ritorno in promozione dopo 9 anni, un 2-2 all'esordio che lascia un po' di rimpianto perché è arrivato nei minuti finali. Sì, giusto, giustissimo. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, perché hanno dato tutto, hanno fatto anche una buona partita a livello tecnico, tattico, hanno speso tanto a livello atletico. Ancora ci manca un po' di brillantezza, come forse anche giusto il 10, il 9 di settembre, perché lavoriamo da un mese ed è giusto così, perché chi è troppo brillante in questo periodo evidentemente lo sarà meno tra un po'. Però mi dispiace per loro, mi dispiace per un po' per la società, che hanno dato tanto per tornare in promozione e che poi sono stati penalizzati anche da una scelta secondo me rivedibile di far giocare questa partita a porte chiuse. Penso che la gente di Castelferretti meritava di assistere alla prima dopo 9 anni. Però detto questo, la prestazione è stata buona, sono contento dei ragazzi, mi dispiace per loro perché avrebbero meritato i 3 punti e con un pizzico di accortezza in più e un pizzico di esperienza in più l'avremmo probabilmente anche centrati i 3 punti. Ecco, un calcio piazzato nel finale che ha fatto svanire 3 punti che sembravano a portata di mano, una Castelfrettese ancora da assestare nelle 2 fasi, 2 gol subiti evitabili. Sì, come del resto erano evitabili i gol che abbiamo subito a Chiaravalle. È vero che i gol quasi sempre possono essere evitabili, questi danno un po' fastidio di più perché erano 2 situazioni che avevamo preparato, perché anche tra il primo e il secondo tempo ai terzini avevo detto di non stringere troppo le diagonali, invece abbiamo fatto questo errore e poi quello ancora più significativo del 2-2. Avevamo preparato 2 marcature in particolare su Passeri e Fraternali, guarda caso ci ha fatto gol Passeri. Spesso succede anche a categorie maggiori perché il calcio è imprevedibile e probabilmente è bello anche per questo. Però l'aspetto positivo sono anche i 2 gol segnati da Beta e Mazzarini al termine di azioni anche ben congegnate, quindi una Castelfrettese che sta mostrando buoni segnali in una categoria per lei nuova. Sì, abbiamo fatto 2 gol belli, 2 gol anche ben costruiti, importanti, che potevano valere i 3 punti. Dobbiamo capire tutti che alla base di tutto c'è l'umiltà. Noi siamo comunque una neopromossa con tanti ragazzi del posto e mi fa piacere perché oggi, se li contate, penso che di Castelferretti e del territorio ne hanno giocato tantissimi, probabilmente più dello scorso anno che si era in prima categoria, quindi questa è una soddisfazione. Però bisogna essere umili perché siamo neopromossi, perché abbiamo tanti ragazzi. L'umiltà non significa arrendersi o abbassare la guardia o non aver coraggio, anzi il coraggio deve essere una delle principali caratteristiche, però l'umiltà deve anche farti capire che se sei nuovo di una categoria, se sei molto giovane, devi alzare le antenne sempre di più, devi lavorare più degli altri, devi essere concentrato più degli altri. I ragazzi lo stanno facendo, ci vuole del tempo, ma secondo me siamo su una strada molto giusta. Del resto, ripeto, qui c'è un po' tutto per lavorare bene, c'è una società seria, importante, c'è gente che capisce di calcio, di sport. Ecco, il rammarico principale di una mancata vittoria come quella di oggi è soprattutto per questo ambiente, ma se continuiamo così, secondo me qualche vittoria la centriamo presto. Nonostante fosse la prima giornata, la Castelfrettese era priva di degli squalificati Rocchi e Branchesi, degli infortunati Simone e Felicissimo, dunque 4 giocatori in meno, ma chi è entrato, chi è stato chiamato in causa ha risposto presente. Sì, del resto ci avevamo anche diversi non in buone condizioni, perché si vedeva sia i centrocampisti, Brunori, Moschatti. Lo stesso San Paolesi ancora deve torna in campo
dal primo all'ultimo minuto che non giocava una partita, mi ha detto che erano due anni precisi, due anni non sono bruscolini, e avevamo comunque assenze importanti, e quindi vuol dire che chi ha giocato ha fatto bene, ero convintissimo che avrebbero fatto bene. E ripeto, la grande soddisfazione è che, non so, i Bartolini, Lucchetti, Mazzarini, lo stesso Sollito, San Paolesi, tutti e due, ma tutti, Rango, sono tutti capitani, sono tutti del territorio, così come quelli che sono entrati, Ortolani e tanti altri. Quindi la strada secondo me è quella giusta, quella che doveva tracciare una società così come è la Castelfrattese. È chiaro che poi dopo i punti pesano e averne presi tre era tanta roba, però il calcio va così, alla fine bisogna anche ripartire da questo pareggio e dalla buona prestazione che c'è stata. Che campionato ti aspetti? Un campionato dove non ci sono più le corazzate Montecchi Urbani, che si preannuncia in segno di equilibrio, ma con tante squadre molto competitive. Giusto, un campionato forte, un campionato difficile, molto difficile. Le partite sono tutte come quella di oggi, probabilmente ce ne saranno anche di più difficili. Poi se le incanali possono anche riservare sorprese positive e piacevoli, però cioè, qua ci sono squadre che hanno fatto la squadra. Ci sono società che hanno fatto squadre che sono corazzate, molti giocatori scendono dalla Serie D e dall'eccellenza, squadre come la Biagio, il Fabriano, il Marina, ma anche questi di oggi, il Gabice, i Portuali, e il Moie, secondo me sono squadre forti, molto forti, e noi dobbiamo combattere. La prima qualità di chi fa agonismo è la lotta, io lo dico sempre, e poi nella lotta bisogna essere scaltri, bisogna essere attenti e bisogna curare i particolari. Noi lo stiamo facendo, è chiaro che in un mese non è che possiamo far tutto, però ripeto, per quello che mi riguarda l'unico rammarico è non aver centrato i tre punti, uno è un po' poco rispetto a quello che si è seminato, ma per adesso va bene lo stesso. Ripeto, la strada è buona, i ragazzi devono star sempre sul pezzo, devono lottare e vinceranno presto qualche partita. Adesso aspetta la Castelfrattese la prima trasferta stagionale, domenica in casa della Pergolese, che oggi ha perso per 2-0 contro il Moie Vallesina. Pergolese che è un'altra matricola di questo campionato, ma che hanno le sue file giocatori importanti, un tecnico esperto, navigato e vincente come Guiducci. Ma sì, qua oggi ho incontrato con piacere un mio ex giocatore, Renzi, che mi ha chiamato maestro. Quando si dicono queste cose vuol dire che sei vecchio. Guiducci è un altro vecchio lupo di mare di questa categoria, ha vinto tanto. Pergola è un ambiente che ha sempre avuto fame di calcio, società storiche. E sarà una partita dura, del resto giocano in casa, vorranno vincere, noi dobbiamo andare con molta determinazione e con la stessa predisposizione tecnico-tattica che abbiamo avuto oggi e con un pizzico di attenzione in più, perché i risultati alla fine si costruiscono tramite gli episodi, e noi oggi negli episodi siamo stati bravi da una parte e non tanto bravi quando la palla l'avevano gli altri, perché ripeto, i gol sono stati comunque, sono nati da due situazioni che avevamo studiato, e quindi questo aggiunge rammarico, non sono stati sorprese, però ripeto, nel calcio succede a tutti, succede che ci sono squadre in Champions League che vincevano 3-0 e poi hanno perso la Champions League, quindi io non posso rimproverare ragazzi di 18-19 anni di aver commesso qualche errore, tutto qui. Però a Pergola ce l'andremo a giocare come abbiamo fatto oggi. Un giudizio sul Valfoglia? Buona squadra di categoria, che giocano insieme da molto, avranno cambiato un po' il modo di giocare, ma io l'ho visti pericolosi, noi siamo stati bravi a controbatterli. In Coppa avevano vinto 3-0, quindi ci sono valori, perché se vinci 3-0 col Gabice
gradare a dei valori li hai, si è visto pure oggi, perché quando hanno spinto comunque qualche problema ce l'hanno creato, però c'è anche soddisfazione per aver tenuto testa a una squadra che in questa categoria è di casa da anni. Grazie e in bocca al lupo per la nostra stagione. Grazie a voi.